Ben trovati all'appuntamento con il TG Oggi News. In apertura la cronaca alle prime luci dell'alba. Nel comune di Cava dei Tirreni sono state eseguite 14 ordinanze di custodia cautelare per associazione a delinquere di stampo camorristico, associazione semplice, usura pluriaggravata, estorsione aggravata dal metodo mafioso e ancora associazione finalizzata alla vendita e cessione di sostanze stupefacenti e detenzione illegali di armi. Abbiamo questa mattina registrato una conferenza stampa che si è tenuta in procura. Le parole del capo della procura salernitana, ad un passo ormai dall'addio per il raggiungimento dell'età pensionabile, Limbo. Vediamo il servizio. Usura ed estorsioni aggravati dal metodo mafioso, vendite e spaccio di droga, il comune denominatore dei tre gruppi criminali dell'area della città di Cava dei Tirreni, finiti nell'ambito di un'operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno. Alle prime luci dell'alba, nel comune metelliano, sono state eseguite 14 ordinanze di custodia cautelare, 11 in carcere, 3 agli arresti domiciliari, per associazione a delinquere di stampo camorristico, associazione semplice, usura pluriaggravata, estorsione aggravata dal metodo mafioso, associazione finalizzata alla vendita e cessione di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi da sparo. Gli uomini della DIA, i carabinieri di Nocera Inferiore e i poliziotti della squadra mobile di Salerno hanno effettuato all'alba di oggi 52 perquisizioni domiciliari che hanno riguardato 47 indagati e altre 5 persone. Le indagini sono partite nel 2015 e nel 2017 avevano già portato all'arresto di Dante Zullo, Vincenzo Porpora e Vincenzo Zullo, cui oggi viene assegnata la paternità dei distinti gruppi criminali. I dettagli dell'operazione sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è svolta in procura alla presenza tra gli altri del dottor Corrado Limbo, già procuratore capo di Salerno, che oggi ha ufficialmente passato il testimone al dottor Luca Masini, procuratore aggiunto della Repubblica. L'operazione è scattata al termine di una lunga e complessa indagine iniziata a novembre 2015, nell'ambito della quale erano già state emesse misure cautelari personali che hanno portato poi nel maggio del 2017 all'arresto con l'accusa di usura ed estorsione aggravati dal metodo mafioso di Dante Zullo, Vincenzo Porpora e Vincenzo Zullo. Il 14 giugno scorso invece sono stati rinchiusi in carcere 10 persone con l'accusa di vendita e cessione di sostanze stupefacenti. Grazie alle intercettazioni e agli accertamenti, al decisivo contributo di un collaboratore di giustizia, la cui attendibilità era già stata ampiamente riconosciuta sia dal GIP che dal Tribunale del Riesame durante le indagini del maggio del 2017 e dello scorso giugno, hanno consentito di accertare l'esistenza di tre organizzazioni criminali nel territorio di Cava dei Tirreni. Prima di tutto è stata ricostruita la struttura di un'associazione di stampo camorristico facente capo a Dante Zullo. Il clan, composto complessivamente da 11 persone, ha commesso numerosi reati di usura aggravata, abusiva attività finanziaria, estorsione aggravata, trasferimento fraudolento di valori, violenza personale, accertati collegamenti con l'esterno. Il capo clan, infatti, tramite la figlia dava i suoi ordini che raggiungevano le altre persone del gruppo, riuscendo a controllare anche in modo indiretto la gestione delle attività economiche. Tra i numerosi indagati che non sono finiti né in carcere né ai domiciliari, vi sono persone accusate di false dichiarazioni al pubblico ministero e di favoreggiamento personale che dimostrano la forza intimidatrice esercitata dai componenti delle tre associazioni. Individuati diversi episodi di usura che hanno permesso di accertare il metodo di pagamento con importi mensili di 1.500-2.000 euro fino all'esaurimento del capitale, dove veniva applicato un tasso usuraio del 25%, accertati anche episodi di minacce in danno di due collaboratori di giustizia. Ma dalla Procura Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Salerno viene segnalata anche la presenza all'interno delle rispettive bande criminali di soggetti risultati in allarmanti relazioni con appartenenti alle forze di polizia e con esponenti delle istituzioni locali, a dimostrazione della capacità di esercitare un controllo davvero molto penetrante sul territorio di Cava dei Tirreni. La cosa che più ci allarma e ci rende, non dico impotenti, ma poco, come posso dire, efficaci nel svolgere l'azione di contrasto verso questi fenomeni è il rapporto di solidarietà sottile e continua che si realizza tra la vittima dell'usura e l'usuraio.
un rapporto di solidarietà che si talvolta si esprime anche, solidarietà tra virgolette, anche nel campo delle estorsioni, perché abbiamo notato, e in questa vicenda abbiamo notato in modo particolare, che c'è una resistenza fortissima negli ambienti permeati appunto dalla presenza di gruppi criminali che utilizzano il metodo mafioso. Dicevo, c'è una resistenza a collaborare con le forze dell'ordine, con lo Stato. E questo ci preoccupa, perché quanto più forte questa resistenza, ecco, più debole e meno efficace è l'azione dello Stato. Se i cittadini non comprendono che devono collaborare con la giustizia, vedete, tempo fa c'era il fenomeno dei sequestri di persona, fu introdotta una legge, devo dire anche sul suggerimento di un grandissimo magistrato, si chiamava Pierluigi Vigna, che stabilì l'obbligo della denuncia nei casi di sequestro di persona a scopo di estorsione. Ebbene, sarà stato un miracolo, ma dal giorno in cui entrò in vigore questa legge, i sequestri di persona sono come d'incanto cessati. Forse è il momento che i cittadini si sveglino e comprendano che occorre collaborare, perché la collaborazione può produrre questo effetto, cioè la scomparsa dei fenomeni criminali. Partecipano i collaboratori di giustizia, molte persone hanno reso anche dichiarazioni mendaci, ma questa volta nell'indagine compare purtroppo ancora una volta il coinvolgimento di un funzionario di pubblico servizio. Questo già ho detto e non dirò nulla, però confermo che lo strumento dei collaboratori di giustizia accuratamente esaminati e verificati quanto le loro dichiarazioni è uno strumento essenziale per la lotta alle mafie e alle organizzazioni criminali tout court, quindi è uno strumento necessario, guai a privarci di questo strumento. Questa notte intorno alle 3 all'interno di un'azienda agricola in zona Avessana, Santa Cecilia di Eboli, è stato ritrovato il cadavere di un 28enne indiano dipendente dell'azienda in questione. Il corpo senza vita dell'uomo è stato rinvenuto con numerosi traumi da taglio. Sul posto è intervenuto anche il personale della scientifica del Comando Provinciale dei Carabinieri per i rilievi del caso. Sono in corso numerose e complesse attività investigative volte all'identificazione del reato, anche alla ricostruzione della dinamica dei fatti e del movente del probabile, almeno così sembra, omicidio. Combattere l'illegalità, garantire pari dignità agli ambulanti, nessuna distinzione tra ambulanti locali o extracomunitari. Lo ha ribadito questa mattina l'assessore al commercio Dario Loffredo all'indomani delle dichiarazioni rilasciate proprio in città a Salerno dal governatore della regione Campania Vincenzo De Luca. Vediamo. Io credo che il presidente della regione Campania ha detto una cosa giusta e sacrosanta, come sempre gli capita e come sempre dice, cioè vanno bene gli amici dei senegalesi e bengalesi, sono comunità di amici, chiaramente sono vicini, ma quando vanno in un territorio devono seguire determinate regole dettate da determinate esigenze sociali, di equilibrio sociale da parte dell'amministrazione, e non possono pensare di dettare altresì le regole. Voglio dire, ci sta la possibilità di fare la spunta in tutti i mercati rionali e non abbiamo mai visto un amico della comunità senegalese e bengalese a fare la spunta come fanno tanti mercatali nostrani, e la spunta è aperta in tutti i mercati cittadini. Dopodiché, chiaramente, su un'ipotesi su cui stavamo lavorando, chiaramente la situazione di via Calò è un attimo congelata, perché, come ha ben detto anche il sindaco, c'era un problema dei condomini e quindi si deve fare un passaggio in consiglio comunale o addirittura trovare altre vie d'uscita. Ma chiaramente, voglio dire, questo è sempre a completamento di un iter che, con la ristrutturazione dei mercati del Decrescenzo e come la prossima ristrutturazione del mercato di via Piave e come le nuove aree mercatali, apriremo i bandi in cui potranno partecipare anche gli amici senegalesi e bengalesi, perché credo che la vera
la vera, come voglio dire, integrazione sia proprio che devono lavorare tutti quanti, non ci sono né colore, né razza, né religione. Salerno è una grande comunità, i salernitani lo sono, grande accoglienza, ma come dice il presidente, mano ferma con chi ne rispetta le regole e che soprattutto vende merce contraffatta. Ecco, per rispettare legalità e regolarità occorrono però controlli serrati, senza interruzione. Assolutamente, controllo serrati che devo dire fanno puntualmente i vigili urbani, abbiamo 2-3 macchine dei vigili urbani che sono sempre presenti sul lungomare, chiediamo, e sicuramente sarà così, al nuovo prefetto di vigilare, anche lo chiederò dopo al sindaco, anche nella prossima edizione della festa di San Matteo, che vedrà comunque la città, la festa del Santo Patrono, sicuramente ci sarà tanta gente che si riverserà nella città, di avere un controllo serrato in lungomare a sostegno dell'azione dei vigili urbani. Quindi interforza sì, ma interforza cadenzata, almeno ogni settimana ci deve essere comunque una pattuglia della Polizia, dei Carabinieri a supporto. E sicuramente. Dopo San Matteo, Salerno si prende. Tragedia nella notte a Pagani, dove un uomo di 82 anni è stato investito ed ucciso da un camion mentre passeggiava in via Alcide De Gasperi. Vediamo il servizio. Agganciato da un'automobile e travolto da un tir. Tragedia intorno alle 3.30 della notte scorsa in via Alcide De Gasperi a Pagani. Vittima un 83enne paganese, Santino Sardo, sceso in strada forse per prendere una boccata d'aria e ha trovato la morte a pochi metri dalla sua abitazione. Un incidente drammatico. L'anziano sarebbe stato speronato poco dopo l'incrocio tra via De Gasperi e via Cesarano. Caduto, sarebbe poi stato agganciato da un auto articolato che lo avrebbe trascinato per oltre 300 metri. Il corpo, senza vita, ridotto a brandelli, si è staccato dal mezzo pesante solo all'altezza del centro sociale. I resti dell'uomo e i suoi effetti personali sono stati trovati disseminati lungo tutto il tratto di strada. Da una parte il bastone, dall'altra la dentiera, altrove pezzi del corpo. La ricostruzione della dinamica è affidata ai carabinieri della scientifica del reparto territoriale di Nocera Inferiore. I militari hanno analizzato tutto il tratto di via De Gasperi, dove si è verificato l'impatto mortale. La strada è rimasta chiusa diverse ore, il traffico deviato altrove fino alla tarda mattinata. Gli inquirenti stanno analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza di alcuni negozi e di abitazioni private per ricostruire nei dettagli la vicenda. In particolare si è sulle tracce dei presunti protagonisti dell'investimento, la macchina e il camion. In un primo momento si era ipotizzato un investimento nei pressi del centro sociale, poi il macabro ritrovamento di effetti personali e resti umani in altri punti dell'importante arteria ha dato una svolta alle indagini. Il corpo di Santino Sardo è ora nell'obitorio dell'ospedale di Nocera Inferiore, a disposizione dell'autorità giudiziaria. I medici legali hanno dovuto ricomporre i resti dell'uomo ritrovati un po' ovunque. Una tragedia che ha riaperto il dibattito sulla sicurezza di via De Gasperi, in particolare sul mancato rispetto del codice della strada e dei numerosi divieti che vengono puntualmente disattesi da automobilisti e camionisti. Ed un altro incidente stradale si è verificato sempre nella notte a Capaccio Pesto, ma a scontrarsi un'auto con a bordo 4 giovani ed un bus turistico che trasportava un gruppo di campeggiatori russi. Nel violento impatto sono rimaste ferite 5 persone. Vediamo. Ennesimo incidente stradale nella notte all'incrocio semaforico tra via Posidoni e via Laura Mare a Capaccio Pestum. A scontrarsi un Audi coupé con a bordo 4 giovani di Bracigliano ed un bus turistico che trasportava un gruppo di campeggiatori russi. Nel violento impatto sono rimaste ferite le 2 coppie a bordo della vettura ed una turista russa. Sul posto sono giunti i volontari dell'ambulanza medicalizzata dell'ASI e della Croce Rossa di Piazza Santini, unitamente all'unità rianimativa della Croce Azzurra di Licinella, che hanno trasportato le persone coinvolte nel sinistro agli ospedali di Vallo della Lucania e Rocca d'Aspide. Rilievi del sinistro eseguiti dai carabinieri della compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Francesco Manna.
Blitz dei militari della Guardia di Finanza all'interno di un'azienda nel comune di Sarno specializzata nell'imbottigliamento e nella commercializzazione di olio di oliva. Nel corso dei controlli le fiamme gialle hanno scoperto una partita di prodotto che in base alla documentazione esibita doveva essere completamente extravergine. La gran parte delle 2 tonnellate di olio era ancora stipata in 2 silos industriali. Una partita di 200 litri invece era già confezionata in bottiglie con l'etichetta olio extravergine 100% di olive italiane. La conferma dell'adulterazione è arrivata dall'esame di laboratorio eseguito dall'ufficio delle dogane di Bari. In particolare è stata segnalata una presenza di olio di semi oltre i rigorosi limiti posti dalla disciplina comunitaria del settore. Subito scattato il sequestro del prodotto e la denuncia dei 3 responsabili alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. Intanto è uscito dal carcere ed è tornato ai domiciliari l'ex sindaco di Scafati Pasquale Aliberti. Il collegio presieduto dal giudice Raffaele Donnarumma, che sta celebrando il processo Sarastra, ha disposto per l'ex cittadino, primo cittadino, accogliendo l'istanza dei legali Sica e Pepe, il ritorno nella casa di Roccaraso. Aliberti potrà vedere solo la sua famiglia, oltre a moglie e figli. Riorganizzazione delle attività chirurgiche all'azienda ospedaliera Ruggi d'Aragona di Salerno, prove di dialogo tra la direzione generale e i sindacati dopo la denuncia della FIALS. È quanto emerso ieri dall'incontro tra il manager Giuseppe Longo e le sigle di categoria. Qui ha preso parte Mario Polichetti della FIALS provinciale. Proprio sul punto sollevato da quest'ultimo, Longo ha deciso di riaggiornare le parti al prossimo 27 settembre per sottoporre ai sindacati una nuova rimodulazione sull'integrazione tra parte sanitaria e mondo universitario. Nell'incontro si è parlato anche di sicurezza, tema affrontato dopo le ultime tragiche vicende che hanno interessato il Ruggi d'Aragona, dove è stata ribadita la richiesta di un intervento volto a migliorare la struttura sul piano della sicurezza sia per i pazienti che per le maestranze. Il Sud protagonista della serata di ieri al Premio Sele d'Oro in corso di svolgimento ad Oliveto Citra, il Mezzogiorno che innova, imprese, innovazione tecnologica ed economia circolare. Questo è il titolo dell'incontro svolto ieri. Vediamo. Il Sud protagonista della serata di ieri al Premio Sele d'Oro in corso di svolgimento ad Oliveto Citra, oltre che bellissimo dal punto di vista paesaggistico, il Mezzogiorno d'Italia rappresenta una grande opportunità per gli investitori. Conviene allora investire nelle risorse umane meridionali e le ragioni le hanno chiarite gli ospiti del Mezzogiorno che innova imprese, innovazione tecnologica ed economia circolare, che hanno spiegato come promuovendo ricerca, innovazione, internazionalizzazione verso il mercato globale si possa creare futuro per i giovani del Mezzogiorno. All'incontro hanno partecipato Raffaele Crispino, Valeria Frascione, Luigi Iavarone, Michelangelo Lurgi, Nicola Oddati, Mario Raffa Profilo e Giorgio Ventre. Noi investiamo in ricerca e innovazione, le nostre imprese crescono, le nostre imprese diventano più competitive. Se diventano più competitive, e quindi molti di voi hanno detto noi dobbiamo vendere, dobbiamo stare sul mercato, se le imprese investono in innovazione, le imprese competono meglio, le imprese hanno migliori prodotti, le imprese investono a loro volta, diciamo un circolo virtuoso, e fanno più assunzioni e si creano più occasioni di qualità sul nostro territorio. Il nostro obiettivo è di appunto creare un ambiente favorevole a questa scommessa, questa grande sfida sulla ricerca e sull'innovazione. L'altra parolina magica che molti di voi hanno citato, le start-up. Perché le start-up è una delega alle start-up? Qual è il ruolo delle start-up? Ce l'ha appena ricordato il nostro amico. Nella nostra idea, queste start-up non solo sono un'opportunità per i nostri ragazzi che vogliono scommettere su loro stessi, di darsi una possibilità, e questo va benissimo,
ma per noi sono un elemento fluidificante di tutto il sistema produttivo, perché la startup, quando va in contatto con la grande impresa, con la media impresa, con un sistema, una filiera di impresa, col settore artigianale, accelera quei processi di innovazione. E ormai, diciamo, è un dato di fatto, lo dicono tutti gli analisti, insomma, quindi persone a livello internazionale, insomma, che certificano certi fenomeni. Le grandi imprese, le medie imprese, nessuno più in grado di risolvere all'interno della propria catena decisionale e produttiva tutte le esigenze di innovazione. L'innovazione si cerca fuori dalle mura domestiche, bisogna saperla cercare, bisogna avere dei luoghi dove è facile poi pescare, e anche questo è il nostro, diciamo, compito. È stata ribattezzata Eccellenza, una mostra di artigianato artistico e un percorso di valorizzazione del territorio salernitano, promossi ed organizzati dalla CNA di Salerno con il sostegno del comune capoluogo. L'esposizione presentata questa mattina a Palazzo di Città è realizzata con le opere di 21 maestri artigiani. Vediamo. 21 maestri artigiani dediti alla lavorazione della ceramica, ma anche cuoio, vetro, rame, si sono lasciati ispirare dalle forme della stazione marittima disegnata da Zadid, dal vino e dalla storia delle popolazioni che hanno attraversato il territorio salernitano. Nasce così Eccellenza, la mostra organizzata e promossa dalla CNA di Salerno per un simbolico brindisi tra il territorio salernitano e quello delle 70 aziende vitivinicole provenienti da tutta Italia, che presenteranno le loro produzioni alla seconda edizione di In Vino Civitas. Il Salone del Vino è in programma dal 22 al 24 settembre a Salerno. I visitatori che parteciperanno al Salone verranno accompagnati attraverso un percorso guidato al piano superiore della stazione marittima, dove potranno compiere una passeggiata tra l'artigianato artistico salernitano e le opere create dai maestri della CNA di Salerno, con il contributo della Camera di Commercio e sotto la guida della direzione artistica del maestro ceramista Franco Raimondi. In questa evento i ceramisti sono direttamente collegati al vino. Il tema era intrigante per i ceramisti. Voi ben sapete che sul territorio sono presenti artefatti ovunque, dal museo di Ponte Cagnano al museo di Pestum. Quindi il connubio vino e ceramica è una cosa antica, si ricollega nel tempo. D'altronde, alcuni esempi di vasi eccezionali che rappresentano il vino e sono presenti nei musei, come quello di Asteas, presente a Pestum, definito uno dei più grandi esempi di vasi decorati al mondo, uno dei più belli. Quindi la cosa è giusta e straordinaria. Poi d'altronde esporre in una sede prestigiosa come quella di Zadid per un ceramista rappresenta anche un fatto determinante, insomma, per i ceramisti stessi. Un luogo di eccellenza con tanti prodotti di eccellenza del Salernitano, che cosa c'è da attendersi dunque in questi tre giorni? Beh, c'è da attendersi tante novità. Abbiamo già detto di questa esposizione, di questa nave straordinaria, realizzata da questo maestro artigiano straordinario, che era anche pietrese fra l'altro. Allora diamo uno sguardo alla nostra pagina degli appuntamenti. Ma non farti illusioni. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno quest'oggi è in programma il film in uscita nazionale La ragazza dei tulipani. Tra gli spettacoli alle 17.45, alle 20 e alle 22. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Dal 15 settembre in vendita anche gli abbonamenti per l'85esimo Cineforum, che avrà inizio dal lunedì 1 ottobre. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Tempo di previsioni meteo, la pubblicità e poi lo sport. In collaborazione con
Pay Formazione, corsi autofinanziati, autorizzati dalla Regione Campania. Sono aperte le iscrizioni ai corsi di estetista, acconciatore, tatuatore, operatore sociosanitario e operatore sociosanitario specializzato. Anche corsi di formazione a distanza. Chiama subito 089 22 43 72. Spay Formazione, via Generale Gonzaga 9/15, Salerno Centro. Spayformazione.it. Anche su Facebook. Spay, da 50 anni. Formiamo professionisti di successo. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli nuvolosi o molto nuvolosi per nubi alte. In montagna, cieli nuvolosi o molto nuvolosi per nubi alte. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, schiarite prevalenti ma con possibili brevi temporali. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Siamo alla pagina dello sport, Colantuono sfoglia la rosa più che la Margherita, domenica arriva il Padova alla Recchi, il tecnico è ancora in dubbio circa l'abito tattico da far indossare alla sua squadra, vediamo perché. Una metamorfosi soltanto annunciata fino a ieri, paventata, ma mai concretamente messa in atto da Colantuono. Fino a ieri il tecnico ha insistito con il 3-5-2, ma nella testa gli frulla la possibilità di cambiare atteggiamento tattico. Di certo cambieranno alcune pedine nel suo scacchiere. Il treno granata attende il Padova con il dubbio modulo combattuto tra l'insistere con la difesa 3 provata per tutto il ritiro, ma che non ha pienamente convinto in avvio di stagione, oppure varare il 4-3-1-2 provato proficuamente nel finale del Via del Mare a Lecce e nelle amichevoli dello scorso weekend. Il Padova dal canto suo gioca prevalentemente con il 3-5-2, non escluso a questo punto che il passaggio alla difesa 4 potrebbe anche slittare. Le indicazioni di oggi nella consueta sgambata infrasettimanale con la primavera di Mariani. Doppia seduta invece ieri, al mattino forza e pomeriggio tattica al Merirosi. C'era anche Lamin Yallo rientrato dal Gambia dopo l'impegno con la sua nazionale. L'attaccante sta bene, ma gli potrebbe essere preferito Bocalon al fianco di Djuric per il Doge, del resto quello con il Padova è un vero e proprio derby, lui è veneziano. I patavini dovrebbero giocare come detto con il 3-5-2 o al massimo con il 3-4-1-2 e chissà che Colantuono non opti per schierarsi a specchio contro l'11 di Bisoli. Capitolo di Gennaro. L'ex Lazio partirà a titolare, ma bisogna capire se come play basso oppure dietro le punte. È un ex di turno, ha grandi motivazioni, anche perché sarà la prima da titolare allo stadio Arechi. Suo l'assist per Bocalon a Lecce, un asse da sfruttare. Coesistenza con Tacchio possibile ma non certa, dipenderà da tanti fattori. Uno di questi è lo spauracchio Clemenza da tenere a bada. In caso di centrocampo a tre, alle mezzali Akpak, Pro e Castiglia è il compito di raddoppiare e accompagnare l'azione offensiva. Javan Anderson scalpita con la Sarnese, non ha impressionato, ma Colantuono sa fin troppo bene che ha bisogno di giocare per progredire ed è pronto a dargli fiducia da quinto di destra. Sul lato opposto possibile l'adattamento di Casasola con Vitale sottotono e verso la panchina, l'argentino rappresenterebbe la terza soluzione a sinistra in altrettante partite. Il mister vuol tenere tutti sulla corda, anche Gigliotti, unico centrale mancino naturale in rosa. Una chance per l'ex Ascolano significherebbe difesa 3 con Viorini sacrificato e Schiavi, altro ex di turno, e Perticone a completarla. Chiuso il mercato, chiusa la possibilità dei ripescaggi, restano appuntite alcune spine nella rosa granata. Su tutti Franco Signorelli, il playmaker e ai margini del gruppo, ha rifiutato il declassamento in Lega Pro, ma ha anche cambiato il procuratore. Ieri il management granata si è incontrato con il suo ex agente Mario Gioffredi. Vediamo. Un pranzo di lavoro con tante cose che bollono in pentola, un incontro tra due protagonisti del recente mercato granata e chissà anche del futuro. Da una parte il dirigente granata Angelo Mariano Fabiani, dall'altra il procuratore Mario Gioffredi. Quest'ultimo è passato dall'avere una caterva di suoi assistiti nella rosa della Salernitana ad un solo elemento. Attualmente infatti l'agente partenopeo cura gli interessi del solo di Tacchio, visto che le strade con l'oramai ex assistito Signorelli si sono separate. Non
non escluso che si sia parlato comunque anche pure del venezuelano, autentica spina nel fianco della società granata, con cui ha un contratto fino al 2020, a cifre anche importanti. Ma è fuori lista, Colantuono non lo considera idoneo per il suo progetto tecnico-tattico e con il mercato chiuso per l'ex Empoli sarebbe fattibile soltanto un passaggio all'estero. Israele, San Marino, Argentina, Australia, Emirati Arabi, le possibilità al momento aperte. Altrimenti sarà costretto a lavorare in disparte fino a gennaio. Poi si vedrà. Tra coloro che sono sospesi c'è anche Alessandro Rosina, il talento di Belvedere Marittimo è stato reintegrato parzialmente nella rosa, inserito nella lista over sul filo di lana ma con la condizio sine qua non di presentare accurata certificazione medica che attesti il suo stato fisico che il club si riserva di valutare. Insomma un reintegro sub iudice. Il suo rientro a Salerno è atteso a giorni. L'ex Zenit si è sottoposto a risonanza magnetica a Torino e il suo ginocchio sembra in condizioni confortanti. Dovrà sottoporsi ad alcune terapie e gestirsi negli allenamenti settimanali, evitando alcuni carichi di lavoro. Capitolo derby con il Benevento a San Matteo. Ieri pomeriggio si è riunito a Roma all'osservatorio sulle manifestazioni sportive. Per il Viminale ci sono profili di rischio 2, medio-basso insomma, in merito al match con i Sanniti del 21 settembre al Vigorito. Solo una sensibilizzazione dei servizi, la vendita dei tagliandi dovrebbe essere priva di limitazioni per il settore ospiti. Entro un paio di giorni dovrebbe partire la prevendita, nonostante San Matteo, la torcida granata è pronta per accompagnare l'Ippocampo in massa anche al Vigorito. Il basket sull'inedito parquet del Palasport di Bosco Reale, gremito quasi in ordine di posto, la Gevova Scafatti ha fatto suo il 18° Memorial Mangano La Manno, superando la Virtus Roma con il risultato di 87-81. Le squadre sono affrontate a viso aperto, scelando un succulento assaggio di campionato e regalando una sfida intensa ricca di spunti che si è conclusa favorevolmente per Scafati, ancora imbattuta in pre-campionato. A fine gara assegnati anche i riconoscimenti: miglior giocatore il giallorosso Moore, miglior giovane invece è stato assegnato al playmaker della Gevova Romeo. La pallamano, archiviata la parentesi Champions League, la Iommi Salerno è pronta a tuffarsi in campionato, prende il via sabato, infatti la 50ª stagione della massima serie femminile, si riparte dallo scudetto, dalla compagna napoletana e dalla rincorsa alla formazione campana da parte delle altre pretendenti al titolo. Si comincia sabato prossimo, si conclude il 18 maggio, formula leggermente diversa rispetto agli ultimi anni perché dopo gare di andata e ritorno della regular season si svolgerà la fase playoff, fase ad orologio per le prime 6 classificate, pull retrocessione per le ultime 4 classificate, le prime 2 della fase ad orologio poi si sfideranno nella finale scudetto. Esordio casalingo per le campionesse d'Italia della Iommi Salerno che sabato affronteranno alla palestra Palumbo con inizio alle 18:30 la formazione del Suncini Ariosto Ferrari. È tutto per questa edizione del TG Oggi News, grazie per averci preferito, appuntamento alle prossime, arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.